mattino leva un latte, un po' di latte con un pan giallo. Si tagliava a pezzi, si metteva dentro. Io non fa in tempo a mangiare quel con la grassa che fa con la zuppa di grassa che fa. Mangiavamo un lacino. E dopo il mesdì era la minestra, seguiva un po' di carne, la carne più della festa, o seguiva un po' di formaggio, un po' di uff. Tanti volte scambiamo la minestra. Ed è proprio se ti fa da mangiare te, noi qui a Grano. E allora io dicevo, se fa la minestra, però la tua sei più buona della mia. Mia madre mi dà tanti versi. E lei fa, ma dammi una verdura che mi piace no. E fa, no, ti dico qui un po' di riso, che domenica fa il risotto. Alla sera levo la Poco. pulenta con un succhialino di salamino. Di solito la sera levo sempre pulenta. Pulenta e laci, che volevamo mari, pulenta e laci, mangiavi. Mangiate fave adesso giunge per volta che almeno stava lì in una marnetta che passava e fanno lievità per mettere i vendenti in forno e tenevo lì Quali sul erano gli nas ingredienti? e segala, farinetta del grano, del frumentone e un po' di farina bianca fa un po' mesciare. E intendevo era prova a fare il pan in cal sul un pan bianco, pestavamo un po' il frumento, dopo cribbiamo fuori, associo una macchinetta di macinale, senza Ok. far vedere nessuno, quelli fanno tutti gli scondoni. Perché gli altri erano sul forno, Giovanni. Sì, un forno a legna, proprio un locale, proprio apposta per un forno. Di solito, tu hai avuto quelli dell'Es, che ci fanno? Un po' di carne e un po' di brodo che fa un risotto, come Questi che tutti i domenici in è pratica, giusto? quasi. Quasi. Passa su c'è una poi volta, controllare. Quanti è in 20 e mezza la lavata si sentiva sempre perché fa un bella luce, stava nell'ar. Sai che bella luce, stava in taglio di legno, che quel taglio lì aveva duperal, e restava a scavare. Perché le vede lei e tagliamo in giù un lard per fare la minestra, il risotto. Ora Teneva quasi sempre un pollo, una gallina o il capone. Però bisogna stare attenti perché sotto le feste gli viene a carubai. Quando lì c'è un rubai grosso, ma che la verdura un rubai grosso, sarai identica. Ecco, la pifesi si avanzava magari un po' di nostro, un pulaster. perché Oh, santo Luca è lì che cielo! sarà stata la traccia. Fresh, fresh! Fino a poco dormivo su in mezzanine, si vedeva il cielo. Che era l'asse e coppia. E quanto è più io, più è lei. E più giù, ma sulla sedeletta, la sedeletta che ha detto un po' d'acqua, ce l'ha rovesciata e poi possiamo lecce. Oh, che rabbia! E invece per scaldarmi facevo. Per scaldarsi, magari un po' il camin, che si mettevano lì al camin, dopo cominciamo anche un po' la stua economica, Economica sempre lì la studio e economica. che fa un sonca da mangiare, con tutto il forno. Però, e Naomi stala, alla sera, che le restava beccato, con i cadreghetti tiravano giù il cappello della luce, del dele era su in alto. Alla sera la stava giù, lei donna lavorava, a dei rosari. E si pintava meglio sui storie. E Che Bartalina poi mi ha pintato su. E che se ne ricordano a queste storie di questi? vedeva la Gibbiana, la Gamberussa. E per esempio? Che fanno i donne, una volta che veniva in fuori. Allora di che fanno la festa, le veniva da regolare la donna qui. E fanno la festa, sti don che fanno mangiare in quei cose, ecco. E allora io mi fa specie che le fanno a chi don qui. Mi sono sulla cassina, la sono giù una gamba russa. Allora, sempre quei burloni, che quintava su, donne, donne, mezzanotte, nell'ora di Nailles, la sei lì, che bella gamba russa, ma...
Le quitava il sugo, dopo che un paio era caduto. E si doveva scappare, io venivo lì a mangiare tutto l'ur. Ma quindi era tutto finalizzato qua? Cosa si ricorda della scuola? Dove è la nostra scuola di arte? A Modromino, gli elementari, prima, seconda e terza. Quanti classi era, dici? Prima, seconda e terza, ma E siamo tutti amo, insieme, ma ecco, siamo insieme, separati. sì. E quel che aveva, ogni tanto bisogna prestare, dare la matita, dare la luma, me lo lascia da cavolo, l'ho perduta. Quel siamo un po' negligenti, un po' tutti insieme. E ne aveva pochi che si salvava, che teneva renti su rondelli. E dopo quando tornavo a casa? E qualcuno che fa, bisognava farlo. Ma che ero sacca un po' delle mestiere fa in E su campagna, Zolter, tutto. sì, sempre bisognava Devo aiutare. svitare. Sì. Sono pronte Bisogna così. prendere una pianta al formentone, magari a girare un po' il fene, allora cominciavano a mettere un sotto, di aveva aiutato a girare il fene. Mentre fa, mi danno in mano il bastone, mi diceva di girarlo. Quindi, per 3 anni a fare a Modromino, dopo invece A Monte Carmelo. Monte Carmelo, e lì la fa fino alla quinta. Sì, dopo basta. Dopo basta, dopo 2 ore, comunque da che età lì 2 scomincia a lavorare in casa. Lavora. Che differenza di trattamento tra bagaglia e tusana allora? E insomma, i bagagli sono sempre un po' più se rispettati, più se tusan, io tenevo in su più se. In che senso? Dai, che senso, no? Bisogna stare in casa a lavorare, ecco. Se mi vedevi, ah, ci va un po' così, va lavito la mamma, lavito la mamma. Quindi bagagli erano un po' più sede di libertà. Ecco, i tusan devi stare un po' più se in casa, o per imparare. Ho perduto avvio e sta un po' più sei kai tu sai. L'elemento che c'è. Adesso è fuori. Per la terza di lui, noi la festeggiavamo tanto la terza di lui. Cominciamo il mese di marzo con la toletta e andavamo a passare tutti i furmenti, i piani di furmenti che restavano lì piccoli. Trovavamo quei os, l'alluminio, quei strass, cattavamo su. Dopo veniva il casaia, vende Montesiro che tirava sui strasci, no? E vendeva chi poche 2 o 3 franchi c'ha paura, teneva di qui per andare giusto la terza di lui. Però la sera della terza di lui prende una a casa in giustra, doveva andare a fare pure la strada di lui sotto il cassotel con la capia, se non me la sa mica una casa. Allora no, si svetta, fate il mestiere. Allora non è che non ci fai più la strada, ma le mie fosche scappano. Io un giorno in del pianon con il cassutel di E paia quanti si lo sa fare il mestiere? e ogni notte fai su, di vagai. E allora di solito andavo giù la mamma, non manca lui. Però con la sera li anticipavo perché avevo una casa ingiustra. La Giustri gira? catena, la barchetta. Barchetta, cos'è la barchetta? È tipo barchetta che si spingeva, come una barchetta proprio, in due, e che io giù si Tu spingeva. a che mettevi in giusto una volta a casa? In piazza, la fa che il caseggia grande Vismara. Vismara. Una su da via Gioenzana. Sì. Ecco che il caseggia lì grande una volta è una piazza, e lì che mi giuster. E dopo invece quanto la faccio che caseggia lì perché E ti sta fino a portare, tardi, giusto? purtroppo quindi è importante. Poi lì a mo' sulla piazza del mercato, che dicono piazza del Sì. mercato, che va giù sul trasportivo, Sì. anche lì è importante. Davanti ai fumi. Ecco. Già Dalla te, levata, dalla levata, molto e 5 bella. mesi si partiva, se no la prima. E alla base dove una dottrina e un oratorio. Dottrina, se era la dottrina. E fanno un po' di gesa e la benedizione, fanno la predica, i vesper, la predica e la benedizione. E dopo l'oratorio si girava su cos'è? E un po' di tutto, all'oratorio, a pallavolo, a bulassa, al cerchio, gli cerchi che saltavano Lì era un bel momento, però ve ne erano tanti di bagagli. dentro. E Se separare tanti, bagagli tusani. sì, sempre separato, e tanti, sì. Cominciamo ai 4 ore e sempre sarà dentro, col portone sarà. Quattro si mettevano là, suora, me la senà, suora, me la senà, me la sa mai na.
beh, ma se divertivo, se lo stavo sì, che io dicevo, no. Ah, sì, sì, per questo, sì. E perché volevo snorire allora? E avevi gli fuori. E sempre arrivavo anche alla processione con standard, che bei standard grand. Ma arrivava giù fino a giù i figli di Maria, col velo, il vestibian, con fraternita, con i suoi tabar, tutto, portava giù standard bel pesante. Quel di San Giosco, le belle. Ma arriviamo in giù che fino alla Levada? No, no, no. Fino in dove che arriviamo? E fanno il giro del paese. Le vie principali le vengono giù in piazza e la su del Visnara. Del paese veniva come fanno, noi dicevamo, i latanei. Latanei cosa per dire? Latanei leva, all'inizio della primavera che veniva la benedetta campagna. Allora noi, in punta alla nostra stradina, mettiamo un lenzo, mettiamo l'andaltarin. Quindi ogni posto che era in ogni casino il pavel alzò il tarin con te. E quindi il prese faceva il giro di tutti i casini? Di casin. Sulla tarin cosa mettevo? E una Madonna, che stava in principio al mese di maggio. E questo cosa voleva significare? Benediva comunque la campagna per fare il raccolto bene.